La scoperta nel corso degli anni di antiche cartografie può mettere in discussione la storia che tutti noi siamo abituati a conoscere. Novembre del 1929. Il Museo Topkapi di Istanbul sta procedendo alla catalogazione di alcuni reperti. Durante i lavori di riordino viene scoperta un'antica carta geografica non catalogata. Si tratta della sezione di una mappa, circa un terzo, forse la metà dell'originale, che raffigura parte del continente americano e delle coste dell'Antartide. L'antico documento è stato redatto nel 1513 dall'ammiraglio della flotta turca Piri Reis, circa 20 anni dopo la scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo. Ciò che stupì e stimolò la curiosità di alcuni studiosi fu che nella mappa venivano raffigurati territori che all'epoca non potevano essere conosciuti perché non ancora esplorati. In particolare modo attirò l'attenzione dei ricercatori quella che sembrava essere la costa settentrionale dell'Antartide, luogo che sarebbe stato scoperto quasi 300 anni dopo, nel 1820, da una spedizione russa. Nella mappa di Piri Reis, inoltre, l'Antartide appariva raffigurato privo di ghiacci, situazione che, secondo gli esperti, non si verificava in Antartide da almeno 6.000 anni. Ma com'è possibile che la mappa di Piri Reis rappresenti luoghi che all'epoca non erano ancora stati scoperti? Nelle note che accompagnano lo stupefacente documento, l'ammiraglio turco spiega come riuscì a disegnare la carta geografica. Si servì di circa 20 antiche mappe, 8 mappe tolemaiche, 4 portoghesi, una araba e una particolare mappa di cui era venuto in possesso tramite un marinaio che aveva navigato con Cristoforo Colombo alle volte dell'America. Nel memoriale che accompagna il documento, Piri afferma che Colombo conosceva l'esistenza dell'America perché era in possesso di antiche mappe che la mostravano e che furono proprio questi documenti a convincere la regina di Spagna a finanziare la sua impresa. Nel 1965 il professor Charles Hapgood, dell'Università del New Hampshire, esaminando la mappa di Piri Reis, sostenne con forza che tra le fonti di cui si servì l'ammiraglio turco ci fossero antichi documenti risalenti a 4.000 anni fa. 4.000 anni fa, secondo le nostre attuali conoscenze, non poteva esistere una società abbastanza progredita in grado di elaborare una carta geografica di tale precisione. Ma secondo il professore, invece, doveva essere esistita una civiltà abbastanza evoluta, non solo capace di navigare negli oceani, ma anche di volare, perché una simile precisione riscontrata nella mappa non era possibile senza un'osservazione aerea. Un antico popolo aveva quindi esplorato il mondo in un'epoca remota, quando ancora i ghiacci non ricoprivano le coste dell'Antartide e antichi documenti ne provavano la loro esistenza? Oltre alla mappa di Piri Reis, esiste un'altra interessante carta geografica redatta nel 1531 da Oronzo Fineo. Tale mappa è la copia di antiche carte e anch'essa rappresenta il continente antartico, denominato con il nome di Terra Australis. In questa carta la costa del continente antartico è rappresentata priva di ghiacci. Vi sono raffigurate catene montuose, fiumi e la fauna che vi abitava, luoghi che alcuni affermano essere esistiti realmente, ma che attualmente non siamo più in grado di individuare perché coperti dai ghiacci. Osservando la mappa si nota che nell'entroterra del continente raffigurato non sono presenti ulteriori annotazioni. Forse nel momento in cui veniva redatta la carta, l'entroterra del continente era ricoperto dal ghiaccio, mentre le coste ne erano libere. Tantissime altre antiche carte geografiche rappresentano la Terra Australis. Il continente in passato era conosciuto e la sua esistenza è stata tramandata nei secoli. Gli antichi greci avevano dedotto che la Terra fosse rotonda. Ne avevano calcolato con buona approssimazione il diametro e per questo ritenevano che se esistevano terre emerse a nord del mondo, dovevano essercene senza ombra di dubbio anche al sud, altrimenti il mondo sarebbe stato sbilanciato. Alcuni ricercatori ipotizzano che già gli antichi romani intrattenevano rapporti con le Americhe ed erano in grado con la loro flotta di navigare in tutto il mondo. Il planisfero di Tolomeo sarebbe una prova di tali antiche conoscenze. Secondo alcuni vi sono rappresentate le coste del Sud America e sempre Tolomeo, secondo alcuni ricercatori, era in grado di indicare la rotta per raggiungere l'America da Oriente. Molte altre antiche cartografie rappresentano la Terra Australis,
Ma basta questo per affermare che si tratta della rappresentazione di un continente reale? In antichità era consuetudine rappresentare nelle mappe geografiche continenti e luoghi immaginari. Ad esempio, in alcune mappe è presente il paradiso terrestre o le tombe degli apostoli. Dopo la scoperta dell'America nel 1492, i navigatori portarono la testimonianza di nuove incredibili terre. Si rafforzò quindi l'idea che il mitico continente di cui si parlava già al tempo dei Greci esistesse realmente. Per questo molte carte cinquecentesche lo rappresentano. Che dire quindi della carta di Pirineis? Secondo i ricercatori, la carta di Pirineis non nasconde nessun mistero. L'ammiraglio si servì della documentazione che era disponibile all'epoca. Quello che il professor Atwood ritiene essere l'Antartide in realtà sarebbe la costa dell'Argentina, posizionata orizzontalmente rispetto alla sua reale posizione per adattarsi alla forma della pergamena o per far entrare i nuovi territori scoperti sotto la giurisdizione del Portogallo. All'epoca, infatti, le carte geografiche erano spesso strumenti politici per rivendicare il possesso di un territorio. Il meridiano denominato la Raya divideva l'influenza spagnola da quella portoghese. Una linea immaginaria che andava da nord a sud, al largo delle isole di Capo Verde, divideva il mondo in due aree. Disegnare un territorio ad ovest o ad est del meridiano significava assegnare il territorio all'influenza spagnola o portoghese. Il mistero sulla mappa di Pirineis forse è stato risolto, ma non tutti i ricercatori sono d'accordo. Siamo sicuri che il mistero che avvolge questo antico documento continuerà a far parlare di sé.